Se volete acquistare crediti o account con FIFA Points a prezzi davvero bassi, potete andare su golda.com e con il codice Justice avrete un piccolo sconto. Link in descrizione. Buona prima ragazzi, qui è Justice e oggi siamo tornati in questo nuovissimo video. Come avete letto dal titolo, finalmente ce l'ho fatta. Finalmente ho fatto il draft 192. Non stavo registrando in live, quindi adesso vi commenterò in differita la clip di io che faccio il draft, facendovi vedere tutte le varie scelte, perché ho fatto quelle scelte, eccetera eccetera. E poi alla fine vi farò vedere che ovviamente è il primo proprietario, facendo tutte le verifiche del caso. Quindi andiamo subito. Vi dico solamente che è un draft fortissimo, quindi spero vi piaccia. Intanto lasciate un bel mi piace, perché se arriviamo a 5000 mi piace vi porterò le partite con questo draft, sempre che riesca appunto a giocarle abbastanza bene, perché di solito quando faccio questi draft molto forti, 191 eccetera, perdo sempre alla prima partita, massimo alla seconda, mentre con i draft più scarsi, 188, 187, 189, vado a vincere il draft. E così è una maledizione, quindi se riesco ad arrivare almeno in semifinale vi porto le partite. Quindi lasciate subito un bel mi piace e andiamo dentro con il draft. Ok, facciamo l'accesso e qui già mi ha detto bene con i moduli, perché come vedete c'è il 3-4-3 in linea. Ovviamente prendo quello e come capitano subito mi esce Ibra. Ero contento e no, perché Ibra comunque non mi faceva intesa. Poi mi esce subito Neymar, Toz e Ronaldo Todi. Prendo Neymar, Toz, perché sapevo che Ronaldo mi sarebbe potuto riuscire più facilmente. Qui prendo Perez e lo vado subito a sostituire. Intanto AD non mi era uscito Messi purtroppo, però qui come vedete mi riesce Ronaldo Todi, quindi ho fatto benissimo. Secondo me quella lì è stata la scelta che mi ha fatto fare il draft 192. Vado avanti abbastanza veloce, perché stavo già facendo qualche tentativo insomma per cercare di riuscirci. Mi esce Bale, che vado subito a mettere al posto di quel russo là, che manco mi ricordo come cazzo si chiama. Qui mi esce Pedro, che comunque è spagnolo e non mi ha detto malissimo. Qua è una scelta molto molto difficile. Prendo Payet, ho rischiato tantissimo, però avevo Ronaldo, quindi ho detto vado con l'overall e speriamo che mi dica bene. Quindi vado con Payet. Metto Ronaldo in campo, ovviamente, e siamo a buonissimo punto. Mi esce Rakitic, perfetto. E qui mi esce un Iniesta normale. Io qui sinceramente non sapevo che cosa fare, ma ho detto non posso rischiare, lo devo prendere per forza. E qui mi esce un Godin fortissimo, devastante, quindi Godin 95 assolutamente. Qua vado a prendere Laporte, perché Varane ha anche la versione Man of the Match e quindi siamo a cavallo. L'ultimo difensore non mi esce, per forza Otamendi, ma il portiere è veramente il top. Quando vi esce il portiere buono, siete a metà dell'opera, fidatevi. Qui sono già 92 valutazioni, 88 intesa. E vado avanti con i giocatori. Mi esce un Benzema, speravo in una sua versione più forte, però va bene, ci accontentiamo, andiamo avanti. E qui il culo. Mi esce Messi, lo vado a mettere dentro, arrivo a 96 di intesa. Quindi siamo veramente a buonissimo punto. Cerco di far aumentare ancora la valutazione facendola arrivare a 93, ma vedo che subito mettendo un giocatore al posto di Otamendi l'intesa va a 100, quindi siamo veramente a posto. Qui una scelta di merda, 77, ma qua mi esce Bruno. E arrivo però a 91, scendo purtroppo, ma era in previsione sta cosa. Vado a mettere Bruno, difensore centrale, e sono a 100 di intesa, quindi già ero tranquillo. E pregavo solamente che mi uscissero giocatori alti di valutazione, cosa che non succede. Infatti alla fine, come vedete, arrivo a 90. Qui avevo un po' perso le speranze, però avevo Ibra e altri giocatori devastanti fuori, quindi comincio a fare un po' di cambi. E qui sono stato un buon 10 minuti a cercare di fare arrivare questo cazzo di draft a 192. Qui arrivo a 192, però appena vado a prendere l'allenatore mi scende a 191. Stavo tirando tutti i santi del calendario. Sto 10 minuti buoni a cercare di farlo tornare a 192, perché sapevo di esserci vicinissimo, perché se prima era 192 poi con l'allenatore mi scende a 191, mancano veramente pochissimi punti di overall totale per arrivare a 192. Quindi lo sapevo e finalmente ci riesco. Can we play?
Eccoci ragazzi, il draft è mio, intanto mi suona il cellulare. Il draft è mio, ve lo faccio vedere, finalmente ci sono arrivato, che è qualcosa di devastante. Vi faccio vedere, mi sposto da sinistra a destra, sinistra a destra, destra, sinistra a destra, sinistra. Godin in porta, Navas in porta, ora Godin a centrocampo, Bruno di nuovo a centrocampo e ci siamo. Quindi draft 192, finalmente ce l'abbiamo fatta. Un draft fortissimo, ero andato nel panico perché come avete visto con l'allenatore mi era risceso. Intanto qui mi dà gli aiuti di tua mamma. Con l'allenatore mi era risceso a 191 e sono stato tipo mezz'ora a cercare di fare tornare questo ragazzo di 192. Ce l'ho fatta, finalmente, ora si punta al 193. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati. Se arriviamo a 5000 mi piace vi porto le partite, sempre che riesca ad arrivare almeno in semifinale, perché altrimenti non ha senso portare un cazzo di draft con sta squadra devastante e perdere la prima partita contro un draft 188, perché tanto già lo so che finirà così, o magari contro uno che manco c'ha 100 d'intesa. Quindi ci vediamo al prossimo video. Allora mi raccomando, lasciate un bel mi piace, nei prossimi giorni avrete sia il tentativo del 193, ci dobbiamo provare, ci dobbiamo riuscire, sia il tentativo di battere il record di carte blu in un draft solo. Quindi rimanete sintonizzati, lasciate un bel mi piace, passate da gold.com se volete comprare account con FIFA Points a prezzi bassi, link in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, rimanete sintonizzati, ciao!